stiamo raccontando come mamma Peppa, la madre di Padre Pio, arriva a San Giovanni Rotondo nel 1928, prelevata a Pietrelcina da Maria Pile. Maria Pile la ospita nella sua casa. Era venuta qui per trascorrere le feste del Natale con il figlio e poi, dopo le feste, la stessa Maria Pile l'avrebbe riaccompagnata a Pietrelcina. Bene, tutti conosciamo, all'epoca molto più di oggi, le temperature rigide che diciamo interessano San Giovanni Rotondo. Credo temperature ancora più rigide della stessa Pietrelcina. Bene, era il tempo di Natale. Mamma Peppa, quando poteva, andava sempre alle funzioni presiedute dal figlio e anche alla novena di Natale. La vigilia di Natale, all'epoca, oggi ahimè per tanti non lo è più, era Natale, voleva dire soprattutto al tempo partecipare alla messa di mezzanotte. È vero che noi in questi ultimi due anni abbiamo dovuto in un certo senso un po' rivedere questo fatto per il lockdown, ma adesso riprenderemo e quindi ricelebreremo senz'altro, mi auguro io, questo Natale, la messa di mezzanotte, sempre nella massima sicurezza. Bene, era, dicevo, a quel tempo importante partecipare alla messa di mezzanotte. E quella notte era molto freddo, era molto rigido e nevicava. Mamma Peppa non poteva rinunciare alla messa di mezzanotte. E allora venne in convento, ma subito dopo la funzione di Natale, tornò a casa di Maria Pile e iniziò a non stare bene, iniziò a sentirsi male. Certo, lei per prudenza e per l'età che aveva doveva restare a casa, ma come si fa a fermare una mamma che vuole stare accanto al proprio figlio? Il giorno di Natale mamma Peppa dovette restare a casa a causa della tosse forte e della febbre molto alta. Praticamente prende la polmonite. Fino alla mattina del 3 gennaio, Padre Pio andava a trovarla tutti i giorni. E il 3 gennaio, diciamo che è stato l'ultimo giorno che Padre Pio ha visto la mamma, perché quel giorno stesso mamma Peppa muore e muore restando lì, in questa casa. Non muore a Pietrelcina, ma muore accanto al figlio, religioso, sacerdote e cappuccino. Ma come Padre Pio ha reagito alla morte di mamma Peppa, lo vediamo domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!